Bene, cari allievi e picciotti, con questa lezione vorrei iniziare a mostrarvi come si presentano alcune cose, sia per quanto riguarda il portfolio, sia per quanto riguarda la presentazione del progetto del cinema che, insomma, pian pianino state portando avanti. Qualcuno di voi è già arrivato a un discreto risultato. Tra l'altro, faccio una parentesi, mi raccomando. Un conto è che vi diciamo, ok, finora avete lavorato bene, un altro è dire, bene, però dovete andare avanti per finire le cose al meglio, ok? Cioè, noi fino adesso vi abbiamo valutato per una fase di lavoro non ancora definitiva. Qualcuno forse ha frainteso il buon risultato ottenuto nell'ultima presentazione col dire, va bene, allora ho finito. No, ci sono ancora un sacco di cose da sistemare, a mio avviso, dentro i poster. Quindi i poster, manifesti, locandine, ci sono ancora tante cose da sistemare. Magari io venerdì mi prenderò un attimo per guardare per bene alcune cose, l'altro giorno ci ho guardato un po' velocemente, però mi raccomando di non lasciarvi andare, ok? Ma lo dico anche per voi, nel senso che vi siete sbattuti fino adesso, qualcuno si è sbattuto veramente tanto per ottenere un certo tipo di risultato, sarebbe un peccato dire buttare via quel risultato lì. Perché a un certo punto gliela da su, detta male, diciamo così. Vi anticipo tra l'altro che è confermato che mercoledì 3 saranno presenti quelli del Cinema Galliera, questa volta sul serio, quindi non è un mio barbatrucco per scatenare il panico, ci saranno, quindi vorranno vedere il lavoro. A maggior ragione la presentazione del lavoro. Se l'altra volta è stata quasi una semplice revisione, quindi anche se la presentazione non era particolarmente entusiasmante, ci siamo passati sopra, questa volta è necessario che la presentazione sia fatta come si deve. Allora, per presentazione fatta come si deve, rimanendo un attimo sui poster, sui manifesti, anzi, che sennò qualcuno mi va nel panico, oddio, c'erano anche i poster, no? No, manifesti, solo che ogni tanto a me viene da dire poster. È ovvio che presentare semplicemente il PDF così spiattellato, piatto sullo schermo, non è il massimo della vita. Ci sta a farlo vedere, eh? Quindi una presentazione magari insomma, globale dei lavori, sì. Però ormai è d'uso nelle presentazioni far vedere un po' come rende la grafica che abbiamo realizzato sopra appunto un supporto che effettivamente dovrebbe essere quello a cui viene applicato. Per farvi capire questo esempio, io uso questo scatto fotografico che mi sono fatto un po' di tempo fa. Parlando di presentazione, non servono immagini di chissà quale risoluzione, comunque sia, questo è uno scatto fotografico fatto in RAW, quindi la dimensione dell'immagine è buona, è un 19x26 a 600 dpi, quindi è una risoluzione buona. L'ho usata per fare sempre la simulazione di applicazione in un manifesto. Infatti, questo era il manifesto che avevo applicato, che poi rifarò per farvi vedere un po' cosa salta fuori. Anzi, io partirei da questo, ancora meglio in questo momento. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Abbiamo il livello del mio manifesto. Abbiamo delle maschere che servono ad aumentare alcuni toni, a cambiare alcuni aspetti. Per esempio, in questo caso io ho preferito levare la saturazione, quindi fare in modo che il manifesto venisse veramente fuori. Quindi ho perso il realismo per far guadagnare il messaggio, insomma, l'aspetto visivo. Ho fatto una maschera bianca che serve a coprire il manifesto dietro. In questo caso è questa modella, va bene? E ho mantenuto il livello vecchio, quello originale, e ho usato questo superiore per andare a manipolarlo direttamente. Qualora poi l'effetto non mi fosse piaciuto, avrei comunque avuto la possibilità di utilizzare questo. Andiamo a vedere molto velocemente, quindi questo non lo riattivo più come livello, anzi lo elimino, e andiamo a vedere molto rapidamente
come ottenere l'applicazione di un manifesto a un contesto visivo. Allora, per esempio, io adesso mi ero caricato anche il mio manifesto dello zombie, ok? E in questo caso me la cavo molto facilmente. Prendo, trascino, lui mi chiede alcune indicazioni. Verrà un'immagine smodatamente più grande rispetto a quello che mi serve, quindi la dovrò ridimensionare in maniera abbastanza forte, andando anche un po' a occhio. Ed eccoci qua. Lui la ridimensiona. Benissimo. E adesso, cosa dobbiamo fare? Io in questo momento la cosa più furba che mi verrebbe da fare è applicare subito l'effetto moltiplica, che mi fa vedere subito l'applicazione dell'immagine al contesto. Perché appunto moltiplica tende a fondere alcuni aspetti con l'immagine che c'è subito dietro in maniera tale che io veda subito dov'è il chiaro e dov'è lo scuro. Tanto per intenderci, se io disattivassi il livello bianco, l'immagine si andrebbe completamente a sovrapporre all'immagine della modella. Ok? Dopodiché, cosa posso fare? Posso adattare l'immagine al mio contesto. Il bello di avere uno scatto fotografico è che non viene tutto dritto, ok? Qui c'è qualche deformazione prospettica, quindi il mio poster di conseguenza lo dovrò adattare alla prospettiva della teca che mi sono andato a individuare. Quindi, per esempio, io secondo me la cosa più furba che potrei fare in questo momento è fare modifica, trasforma, e in questo momento, secondo me, la cosa più interessante da fare è fare distorci, perché non c'è una particolare deformazione a livello di curve, c'è semplicemente una deformazione prospettica. Quindi vado ad adattare la mia immagine alla mia teca, in questa maniera qua. Voilà! E già qui il bello è che, per esempio, lui prende, per esempio, questo effettino di retino che ha questa teca qui, che dà già una sensazione dell'immagine che è applicata al contesto. Potrebbe essere che magari non voglia tutto questo distacco a livello cromatico, quindi magari vada ad abbassare l'influenza in maniera tale che l'immagine sembri un po' più inserita nel suo contesto. Ovviamente qui andremo sicuramente a perdere, andiamo a rivisualizzare il donnino, andremo a perdere un po' tutti i riflessi, ma lì c'è poco da fare. Come potremmo recuperare alcuni aspetti che si sono andati a perdere, che si sono andati un po' a perdere è successo qualcosa nel frattempo? Cos'è accaduto? Niente di che. Là. Cosa potremmo andare a recuperare nel frattempo che di questi elementi che si sono andati un po' a perdere? Per esempio, l'idea che questa immagine comunque un po' fusa, è un po' dentro una vetrata, quindi provare un po' come dire, a eliminare questa sensazione un po' di artificiale o artificioso. Potremmo usare vari trucchi. Potremmo, per esempio, provare ad usare, per esempio, alcuni effetti, per esempio la finitura lucida. Andiamo un po' a vedere quale effetto potrebbe generare sopra il nostro lavoro. Non è che, anzi, è all'esterno, quindi la finitura lucida non ci interessa. La sovrapposizione di una sfumatura invece potrebbe essere interessante in quanto, intanto dobbiamo andare sul livello giusto a farle le cose e magari viene un po' meglio. Allora, rifacciamo. Proviamo di nuovo con finitura lucida. Allora, mi ero sbagliato a selezionare il livello. Finitura lucida, vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa che può essere interessante, eh? Non vuol dire
Infatti, in questo caso non dà particolari risultati. Proviamo a sovrapporre invece, proviamo a sovrapporre invece un'ombra interna. Proviamo un po' questa, che potrebbe essere già un po' più interessante. Perché, per esempio, l'ombra interna mi aiuta a dare la sensazione del fatto che, come dire, il mio poster è all'interno, non all'esterno della mia teca. Quindi questo, per esempio, è già un effetto che per alcuni aspetti potrebbe essere interessante. Ok? Quindi potrebbe avere un suo perché. Aumentando la dimensione si aumenta la sfumatura, il riduci, ma lo eviterei, è un po' fortino. Il disturbo in alcuni casi può essere anche una cosa un po' interessante. Diminuiamo un po' l'opacità, la dimensione la aumentiamo ancora, l'opacità la aumentiamo leggermente. Per esempio, già questo è una cosa che può aiutare a dare questa idea. Altra cosa che potrei andare a sovrapporre, per esempio, è la sovrapposizione sfumatura. Ok? Non così direi però. Opacità moltiplica, per esempio. Ok? E sicuramente non in una maniera così violenta, ma sicuramente più moderata. Ok? In maniera tale che ci sia comunque la sensazione, andiamo a aumentare la scala un attimo, quindi facendo così lui, poi magari lo facciamo leggermente inclinato, quindi l'ombra in questo caso cade lì, quindi vuol dire che la luce arriva da qua, per esempio, stando a rigor di logica. Se l'ombra proiettata della teca è qui, la luce in teoria dovrebbe appunto andare in questa direzione e quindi l'ombra dove c'è più ombra è qua. Ovviamente così è troppo forte, quindi si diminuisce l'effetto. Se voglio posso provare invece che moltiplica, per esempio, una luce soffusa, luce intensa. Toh, per esempio, luce intensa. È abbastanza interessante a mio avviso perché comunque sia, vedete, rende, dà un po' più un effetto di rifrazione. Vedete che qua ha tolto opacità alla mia scritta dove c'è più luce e qui dove c'è più ombra si è mantenuto più scuro. Per esempio, questo potrebbe essere un primo risultato che posso poi. Il bello di questo lavoro è che poi me lo posso anche andare tranquillamente a regolare un po'. Qui vedo che c'è un piccolo difettino, quindi vado, torno a fare modifica, trasforma, distorci. Quindi andiamo a sistemarci un attimino. Così. Prendiamo di nuovo invio. Ecco, già così. Potrebbe essere un primo risultato anche buono. Ok? A me la scelta poi, appunto, se renderlo più forte, evidente, appunto togliendo saturazione al contesto che è intorno, oppure renderlo più integrato col resto con il mio, renderlo più integrato col resto, togliendo appunto questa desaturazione che avevo fatto. Ok, quindi posso giocarmela in varie maniere. Ci siamo? Quindi questo per esempio lo lascerei attivo perché tira su un po' tutto l'effetto, ma per il resto, per esempio, questa è una prima applicazione che potrebbe avere un suo perché. Facciamo un altro esempio, lo ripetiamo. Questo lo salviamo. Ovviamente vi passerò il file. Così, cioè, su questa cosa qua vi vengo abbastanza incontro. È ovvio che però, cioè, dovete avere l'accortezza di capire se per le vostre esecuzioni questo
queste teche che io vi procuro già fatte sono comode oppure no. Se non sono comode, fare uno scatto fotografico siete capaci anche voi. Ok? Adesso salvo, poi vi faccio rivedere. Andiamo a salvarlo di nuovo qua e lo chiamo presentazione. Presentazione 1. Salva. Cioè, a fare un livello tutto nero, a fare una mascherina bianca, cioè siete in grado di farlo. Non è roba difficile, va bene? Bisogna avere un minimo di sbattimento, quindi mi aspetto che però questo sbattimento da un certo punto dell'anno ve lo facciate anche venire fuori. Facciamo un altro tentativo con questo, ok? Rispetto al passato, questo per esempio sembra incollato con lo sputo, quindi vorrei riuscire a fare l'operazione che ho fatto già con quell'altro. Qui c'è da avere un attimo più di attenzione perché in questo caso l'immagine originale è un poster completamente nero, quindi devo stare un attimo più attento. Quindi c'è questa maschera. Andiamo sempre a recuperare il nostro manifesto zombie e lo andiamo a trascinare. Sempre diamo l'ok, l'immagine sarà sempre troppo grande, ma va bene così. La rimpiccioliamo, la andiamo a portare qua. Facciamo anche questa operazione per un attimo, moltiplica in maniera tale che mi aiuti un attimo a... Anzi, facciamo colore? No, sovrapponi. Vorrei che si veda un po' meglio. Ecco qua. Allora, andiamo un po' a sistemarcela perché questa, se già la incliniamo leggermente, è meglio. Però vedete che questa immagine qua non posso semplicemente tenermela così. Ho bisogno per forza di cose di lavorarci in maniera un po' più riflessiva e critica. Allora, vedete che qua ci sono i problemi. L'operazione è sempre quella che vi ho fatto vedere prima. Allora, io direi cominciare con fare un modifica, trasforma, altera, no, distorci, in cui per esempio le linee prospettiche le faccio un po' coincidere con gli angoli. E questa è già un'operazione fatta. Vedete? Premo l'ok. Altra operazione che mi conviene fare, potrei anche già lasciarla così, ma non mi accontento, è fare immagine, scusate, modifica, trasforma, altera. L'altera invece mi permette di andare a modificare le curve del mio lavoro. Speravo che altera in questo caso mi venisse un po' incontro, ma a quanto pare non è così. Cioè, speravo che mi aiuti. In questo caso mi ha fatto il rettangolone pieno. Allora, facciamo così. Esc. Per vedere meglio cosa succede, cosa faccio? Invece che mettere moltiplica, faccio differenza, in maniera tale che si veda bene dove devo andare a colmare le distanze, ok? Allora, immagine, scusate, modifica, trasforma, distorci, altera, scusate. E con questo trucco che ho usato, io riesco a vedere abbastanza bene dove mi devo andare a sistemare un pochettino, ok? Ovvio che se non sono al 100% preciso, qua diciamo tutto abbastanza perdonabile entro certi limiti. Ovvio che se faccio una porcheria di lavoro si vedrà, ma se per esempio già faccio una cosa di questo tipo e riattivo un bel
bruciatura lineare invece che un differenza. Il poster segue la deformazione della teca, ma comunque ha un buon effetto. Ora rifacciamo le cose che abbiamo fatto prima, quindi io direi ritornare a fare un bel ombra interna, dove sei? Qui guardiamo la luce in questo caso arriva da qua a qua, quindi l'ombra interna sarebbe interessante che arrivi qua, cioè dove c'è la proiezione dell'ombra creata dalla luce, creata dalla teca, quindi ombra interna, dove sei? Ombra interna qua. Lui per adesso te la mette qua, invece gli dico no, guarda, la voglio nella direzione opposta. Adesso aumentiamo l'opacità che così si vede bene bene. Non me la fa vedere bene bene, perché non me la fai vedere bene bene? Dove sei? Ombra interna, distanza. Ah, eccola lì. Distanza abbiamo un po' esagerato. Sì, la posizione è giusta, quindi andiamo ad aumentare la dimensione. Ok, così. Vedete che già dà una bella sensazione di una cosa che si colloca all'interno di una teca, non è incollata lì con lo sputo. Ci siamo? Diamolo ok. Allora, vedete che adesso però facendo questa cosa si vede abbastanza bene dove non sono stato preciso al 100%. Qui posso barare un po'. Posso prendere direttamente la mia immagine, ingrandirla leggermente, perché tanto l'effetto moltiplica lo va a confondere sopra. Vedete che qua c'è già un bel effetto. Guardate come già rende bene di una cosa collocata dentro e c'è una luce che arrivando da qua, qui avendo il bordino, va a proiettare un'ombra. Adesso facciamo questa parte qui che sarà meno illuminata. Io sarei già soddisfatto così in realtà, però facciamole le prove, visto che ci siamo. Facciamo pure l'effetto sfumatura. Ok? Qui per adesso mi dice che non mi fa vedere niente, facciamo un bel luce intensa. O se vogliamo un sovrapponi, se vogliamo fare una cosa più blanda, ok? Però il sovrapponi vedete com'è pesante, quindi bisogna stare attenti anche come ce lo giostriamo, va bene? E lo andiamo, per adesso però facciamo una cosa che si renda veda di più, se no non riesco a capire da dove far arrivare la luce. Aumentiamo proprio l'opacità in maniera pesante. La luce in questo caso farei che deve essere più o meno una cosa che arriva in questa maniera qua, ok? La scala la aumentiamo, la diminuiamo un attimino per vedere bene. Sì, così deve essere, cioè la direzione deve essere questa. Quindi andiamo a aumentarne diciamo la sfumatura. Se vogliamo possiamo anche provare a provare alcune di queste, proviamo per esempio il radiale, no, meglio il lineare, funziona meglio il lineare, abbastanza consolidato. Aumentiamo la opacità un attimo, sì, va bene così, va bene, e invece di fare proviamo un sovrapponi. Il sovrapponi in realtà luce soffusa, luce intensa. Luce intensa in realtà sarebbe più il suo. Magari è un po'. Diminuiamo un po' la scala, in maniera tale che si veda meglio la distanza, però ne diminuiamo anche l'opacità perché forse è un po' troppo forte. Cioè, una volta che ho giusto la sensazione della luce che è più forte qua in alto, anche se c'è una proiezione di un'ombra, e meno forte qua in basso, io dovrei essere in teoria già a posto. Facciamo un esperimento, proviamo a sovrapporci anche una finitura lucida, ma non dà soddisfazione in realtà la finitura lucida. Distanza, no, non è.
non dà soddisfazione alcuna, direi. Muscolore invece che moltiplica, no, la finitura lucida non dà soddisfazione, quindi la disattiviamo e diamo l'ok. Questo già, per esempio, potrebbe essere una cosa. Se voglio provare ulteriori cosine, potrei provare, per esempio, a fare questa operazione qua. Duplichiamo il livello. Proviamo a fare questo mini esperimento. Disattiviamo tutti gli effetti, quindi ho duplicato il livello. Io adesso voglio provare a fare un esperimentino, vedere se riesco a dargli una sensazione di, come dire, di vetro, ok? Ma non mi sbatto neanche troppo. Proviamo un sovrappone, ma no, proviamo, per adesso proviamo un scolora. Facciamo che è normale per adesso, va? Proviamo a usare alcuni filtri che ho. Per esempio, andiamo su Galleria Filtri, proviamo l'effetto, che dovevo averlo da qualche parte qua, involucro di plastica. Vediamo un po' se riesco a ottenere qualcosa di vagamente interessante. Ne dubito, però. Pochi dettagli, sfumatura. No, in questo caso non mi soddisfa. Proviamo un'altra cosa. Allora, proviamo a fare questa operazione qua. Allora, eliminiamo questo livello. In realtà potrei già essere soddisfatto così, eh? Nel senso che, guardate un po'. Già così poi scelgo se attivare oppure no alcune cose che mi danno la sensazione che sia integrato oppure appunto rendere più forte il fattore che viene fuori bene l'immagine, a noi la scelta, a voi la scelta anzi, in realtà potrei essere già soddisfatto così. Provo però a fare altre cose, duplica livello e cerco di mantenermi solamente le sfumature che avevo realizzato. Quindi faccio così, selezione inversa e coloro tutto di bianco. Normale. Ecco qua, vedete? Adesso duplico il e vedete che ho selezionato due livelli bianchi. Con però l'aspetto, la sfumatura con le ombre, tutte queste cose qua, e li unisco in maniera tale che queste sfumature siano, diventino proprio un'immagine vera e propria, non solo un fattore dinamico. E da qui posso provare ad applicare quei filtri che stavo provando prima. Quindi vado sull'artistico e provo l'involucro di plastica. Per vedere se riesco a conferirgli un effettino, come dire, dare l'idea di una trama, di un qualcosa che interviene sulla mia vetrata. Quindi vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Vediamo, perché magari potrebbe essere che. Vedete che queste sfumature in questo momento si stanno un po' complicando, vedete che si stanno aggiungendo delle rifrangenze, quindi potrebbero essere interessanti. A questo punto potrei andare a fare un sovrapponi, per esempio. No, non va bene il sovrapponi. Potrei provare uno scolora? È ancora troppo forte lo scolora. Proviamo un moltiplica. Moltiplica, bisogna scegliere bene quello che facciamo. Sovrapponi, luce intensa, proviamo luce intensa. Luce intensa potrebbe essere interessante, ma lo andiamo a diminuire, per esempio, in questa maniera qua. Ecco qui. Allora, questo potrebbe essere una cosa che come aggiunta
si potrebbe anche fare, nel senso che se vedete qua si sono aggiunte, adesso aumento l'opacità per farlo vedere meglio, si sono aggiunte delle rifrazioni. Potrei anche provare a fare semplicemente scolora, e scolora lui va a schiarire tutto, e a fare immagine, regolazione, valori tonali e aumentarne la scurezza in maniera tale. Brutta parola, scurezza proprio fa schifo da sentire, scusate. Comunque a renderlo più scuro in maniera tale da aumentare l'effetto. Dopodiché, una volta fatta questa operazione, che cosa faccio? Però vedete che non funziona. Conveniva prima, era più interessante prima, probabilmente era più interessante quel luce soffusa opacità 100 poteva essere interessante, per esempio, piuttosto che luce intensa, però con l'opacità diminuita in maniera drastica. Una volta fatto questo, io poi potrei anche andare a fare la selezione di tutto, dirgli di fare una selezione sfumata, facciamo anche 50 pixel, diamo l'ok, andando ad eliminare alcune parti che magari creano uno stacco troppo forte. Posso con la gomma andare a intervenire, una gomma importante proprio come questa, e andare a togliere, per esempio, a favorire un po' la parte del lettering, e mi tengo quindi solamente quello che veramente mi interessa, che per esempio potrebbe essere appunto queste rifrazioni che si sono create intorno. Quindi, per esempio, questi sono piccoli trucchi che posso andare a utilizzare per far sì che si aggiunga un effettino in più. Va bene? Quindi questi sono i trucchetti. Volendo, io adesso magari vi salvo anche, giusto per completezza, ecco, ho perso la strada, andiamo a recuperarla. Avevo messo più o meno qui, ok. Arrivo qua, secondo anno, qui, no, scusate, ho sbagliato il progetto, qua, piano media, UltraTel. Immagini, immagini di lavoro, PSD. Ecco, per esempio, vi potrei passare anche, ma questi ve lo posso passare, ma no, con Bologna non c'entra niente il trama, quindi non ve lo passo. Vi passo questo qui per le promo card, che in realtà lo potreste fare tranquillamente da soli perché è proprio una banalità da realizzare. Questi ve li passo di sicuro. Questo qui della grafica applicata alla rivista non penso che abbia molto senso, nel senso che non, voi non l'avete all'interno del vostro lavoro, la pubblicità sulle riviste, quindi non avrebbe molto senso. Quelli che hanno significato per voi sono appunto questi qua. Va bene? Quindi ve li passerò, cercherò di caricarveli su Drive in maniera tale che ve li possiate scaricare. Buon lavoro a tutti!